adesso aspettavo di andare a vedere la cripta quando avete chiamato. Non ho visto i giornali di oggi, quindi non so. Mi pare che quella dei saggi sia stata giustamente guardata con preoccupazione e sospetto da molti. Eh sì, però... professore, diciamo che le polemiche sono state tante, sono anche un po' quelle dei giorni scorsi. C'è chi è favorevole, chi comunque cerca quindi di avere un atteggiamento più moderato e dice ok, questa va bene la discussione, il contributo che verrà portato dai 10 saggi sui temi più importanti per il paese, però chiaramente il tutto sarà rimandato poi alla valutazione anche del Parlamento, delle forze politiche, perché il timore, come lei sa, in questi giorni è stato quello che questa commissione in qualche modo avrebbe potuto esautorare i partiti, quindi questo è stato il commento di alcune parti. Ma non sono saggi per nulla, poi, tra l'altro, sono semplicemente 10 sì. nomi di ministri di un ipotetico governo napoletano. Sì. Se Napolitano invece che presidente fosse presidente del Consiglio, probabilmente prenderebbe quelli un po' tecnici, un po' politici, da Violante a Petruzzella, considerati pregevole rispetto agli argomenti di cui sono occupati nella loro vita, ma mi sembra che gli unici due saggi li hanno cacciati, che erano Zichichi e Battiato. Il mio amico Crocetta, avendo due saggi veri, ha pensato bene di liberarsene. E la saggezza è in un sapere che non sia limitato a una competenza professionale, come appunto può essere quella di Petruzzella o quella di Quagliariello, ma sia una capacità di interpretazione che appunto è proprio dei saggi, che passa attraverso una dimensione diversa da quella della qualità professionale. E quindi questo gruppo di persone non possono essere definite saggi, ma semplicemente dei tecnici, dei politici in una specie di, diciamo, minestrone in cui entrano diverse componenti, tolta quella grillina, che sono quelle espresse da Scelta Civica, con addirittura un ministro in carica che fa il consigliere per i prossimi ministri. Eh sì, sicuramente un po' curiosa, sicuramente, ecco, poi inedita come scelta quella di Napolitano, anche se, ecco, va ribadito che oggi il presidente, anche proprio sulla scorta di tutti i timori, le polemiche che sono giunte nei giorni scorsi tra chi parlava di golpe, chi parlava di badanti della democrazia, ha voluto proprio ribadire che questi 10 consulenti, così poi li ha chiamati Napolitano, nel senso che la parola saggi è una parola che è stata poi, come dire, utilizzata per semplificare dai giornali, eccetera, però lui li ha chiamati facilitatori di una soluzione e ha detto opereranno per un periodo non superiore agli 8-10 giorni e si occuperanno di temi particolari. Le loro riflessioni saranno poste all'attenzione del Parlamento e del futuro Presidente della Repubblica e del futuro governo. Sì, ma il Parlamento, quindi, viene letto apposta per potersi esprimere, d'altra parte in materia per esempio elettorale non si capisce perché la posizione personale di Onida deve essere più interessante di quella di Sartori, che è un altro politologo, o più interessante di quella degli esponenti dei partiti, che in quanto eletti avranno anche qualche idea sul funzionamento della legge elettorale. Non capisco che devono farsela dire da Onida, che pure è una persona intelligente, ma non mi sembra del tutto inutile. Non so poi se li pagheranno, se saranno lì titolo gratuito. Chi lo sa questo? Comunque lo indagheremo dopo. Di certo Napolitano ha detto sono stati scelti in piena autonomia, quindi chiarendo che sono frutto di una sua riflessione attenta, meditata. È una finta autonomia, perché sono in realtà esponenti delle componenti politiche. Ce n'è uno della Lega, uno di Forza Italia, uno del PD, quindi la miscela, oltre a qualche esperto che non ha espresso la sua posizione politica in maniera dichiarata, ma che però si saprà più o meno se è di orientamento sinistro o destro, ognuno di questi deve corrispondere a una specie di diciamo compensazione, perché non si dica che sono soltanto di una parte. Ora, quando c'è Quagliariello e Violante, vuol dire che hai messo un PD e un PDL, anche se Violante non è più in Parlamento. Sì, quindi... ma forse sicuramente poi è voluta da parte di Napolitano questa scelta, nel senso che in qualche modo questi personaggi, pur non essendo in campo, in primissima linea in questa battaglia di queste settimane, però sono riferibili ai partiti e possono farsi anche portavoce di quelle che sono le esigenze e le sensibilità. Senta, professore, io non so se lei ha notato, probabilmente no, diceva che oggi non ha avuto modo di guardare un po' i giornali, eccetera. C'è Il Giorno, che è un quotidiano di Milano, che riprende un po' quella che è la sua proposta, o meglio, più che la sua proposta,
propone qualcosa che fa, come dire, anche propedeutico. Le spiego subito cos'è. Sostiene la nomina di Riccardo Muti a senatore a vita e prenderebbe lo scranno che fu di Rita Levi Montalcini, ormai scomparsa. Quindi ecco, la sua proposta, che se, come dire, lei parla sempre, no, della scelta, come diceva anche poco fa, di personalità estranee alla politica, espressione del mondo della cultura, che possono farsi interpreti davvero della... se fa il senatore a vita Monti lo può fare in maggiore Muti, ma il mio tema era diverso, perché nomina senatore a vita può corrispondere al riconoscimento di particolari virtù, e in questo caso Muti ne ha ad abbundanza per essere eletto senatore a vita, che è una funzione peraltro decorativa e anche parzialmente operativa nel Parlamento, nella Camera Alta. Ma il mio problema era un altro, cioè indicare, come proverò adesso magari a scrivere nei prossimi giorni, il nome di una personalità che corrisponda a un conservatore o un moderato di centrodestra, come possiamo ritenere sia, anche se io non voglio stringere una definizione troppo politica, Muti, il quale nome però, essendo sicuramente conservatore e probabilmente avendo votato di centrodestra, non corrisponde a una dimensione o identità di partito, ma imporrebbe sull'autorità di quello che lui è rispetto al riconoscimento internazionale di questo nome, non soltanto un'ottima proposta, perché è stato per esempio Presidente del Consiglio in Ungheria Paderewski, che fu un grande musicista, quindi ci sono anche dei precedenti, ma imporrebbe alla sinistra e ai grillini di dire di no a una personalità di questo genere, mostrando la loro totale mancanza di considerazione di quella che è la cosa più significativa che abbiamo. Quindi era proprio il modo per riuscire a soddisfare la richiesta di Berlusconi, che quando parla di moderato di centrodestra pensa a qualcuno che abbia una casacca politica, invece è nella identità di principi e di valori che si rappresenta l'autorevolezza e l'autorità di questa indicazione, a fronte di quello che sarebbero costretti a rispondere gli altri partiti, che o mostrano totale indifferenza alla cultura o devono accettare. Quindi se la proposta di una figura come Muti, ecco, sì. Io dicevo che la nomina a senatore a vita però lo avrebbe ulteriormente accreditato, anche in vista di questa proposta che lei vorrà avanzare. Mi raccomando, ecco, ci faccia sapere, così che potremo anche noi in qualche modo renderla pubblica. Sì. Senta, professore, io non so se lei sa di un'altra vicenda polemica, che tra l'altro è stata resa pubblica anche dall'Espresso, che riguarda la Cappella degli Scrovegni di Padova, che sarebbe... Non so se lo faccia l'Espresso, ma io lo faccio su Panorama, ecco, ottimo. Ottimo, professore. Se l'ha fatto anche questo. Quindi lei condivide questo tutto rischio. Quello che viene fatto intorno alla Cappella di Scrovegni a Padova, sì, è una follia che invece di valorizzare e evidenziare una cosa sublime che da sola basterebbe a fare la gloria di Padova, aggiunge auditorium e altre strutture. Sì, ecco, cioè, lo ricordiamo per chi ci ascolta, la polemica nasce dal fatto che si vogliono costruire queste due grandi strutture, un auditorium che probabilmente in realtà mai si farà, ed una torre, diciamo così, nei dintorni della Cappella degli Scrovegni. Il sindaco si difende dicendo che in realtà hanno fatto tutte le analisi del caso, hanno chiesto l'autorizzazione alle autorità competenti, alla sovrintendenza, eccetera. Però chiaramente la polemica resta. Il sindaco di Padova è Zanonato. Del tutto incompetenti e del tutto prive di rispetto per la memoria della tradizione, perché io ho fatto intervistare per Panorama Francesco Scoppola, sì, il quale è sovrintendente ed è direttore.